Prima di tutto volevo farvi i complimenti perché ho molto amato e apprezzato la serie e poi volevo partire da una domanda per Fabrizio, perché questo solitamente un racconto è fatto di ritmo, di parole, però Carlo Monterossi in realtà è un personaggio che è fatto anche molto di silenzi, di pause, di espressioni del volto. Ammetto di non aver letto i romanzi e volevo sapere se questa cifra nasceva con la serie, quindi anche con la possibilità che dà l'immagine di sintetizzare quella che magari potrebbe essere la descrizione di un sentimento. Ma credo che in quello che hai detto risieda poi la grande differenza tra cinema e televisione, laddove al cinema questi momenti di silenzio, questi momenti di sospensione, questi momenti di assenza di espressioni eclatanti, di solito viene tagliato. E invece la televisione avendo un altro ritmo di racconto, permette di nutrire il racconto anche di queste pause di silenzio, di apparente vuoto, che vuoto non sono naturalmente, perché lasciano il tempo di pensare a quello che si è visto, di far sedimentare quello che è appena successo, di far anche magari prefigurare un sentimento che in quel momento viene raccontato, ecco. Martina, credo che Nadia sia un personaggio con il quale è facile empatizzare, specie per quelli della mia generazione, no? Due lauree e un lavoro che detesta. Volevo sapere se per te era stato facile identificarti in questa donna, in questa giovane donna, che è alla ricerca di un posto nel quale riconoscersi finalmente, nel quale sentirsi di appartenere. Ah, direi di sì, è stato da questo punto di vista abbastanza facile perché proprio è una situazione emblematica della nostra generazione. È la sintesi perfetta come personaggio, appunto, le lauree ma la precarietà. Ad esempio nei romanzi questa cosa è espressa molto bene, c'è un particolare che a me piace molto, il fatto che lei magari decida di non mangiare a pranzo perché a cena viene invitata da qualcuno. Cioè una cosa proprio, avrei anche 1000 esempi di persone così, no? E sono persone che chiaramente devono trovare il compromesso, il giusto modo di stare in una, magari una realtà cittadina come Milano, che dà molte opportunità, ma allo stesso tempo pretende anche molto, no? E quindi sì, mi sono sentita chiaramente molto, è stato molto facile empatizzare con Nadia. Invece Alessandro, Milano è una coprotagonista del racconto, che però tu metti in scena non con un taglio unidimensionale, ma le dai molte sfaccettature. Volevo sapere se questa per te era anche stata un'esigenza di ristabilire un racconto che negli anni è andato un po' per finire per essere distorto, no? C'è soltanto la Milano del bosco verticale, delle tre torri, invece qui vediamo una Milano fatta anche di campi nomadi, di piccoli bar, di quartiere, di periferia. Sì, perché io credo che una città, al di là di Milano, insomma, una città di 2-3 milioni di abitanti, non può essere unidimensionale ne nemmeno volendo, no? E in più Milano, secondo me, è una città che ha avuto una e eccellente narrazione nel passato, no? Posso farti dei nomi da Testori, Bianciardi, ma pure Iannacci, Dario Fo, Beppe Viola. Insomma, grandi, grandi narratori. E poi dagli anni 80 in poi si è appiattita su quel cliché della Milano da bere, per cui sembra che siamo tutti designer o modelle, e non è vero, è una menzogna, diciamo. Io insomma, amando molto la mia città e vivendoci da sempre, è anche un po' una rivendicazione. Insomma, attenzione, Milano non è solo come ve la raccontano, ecco, è una contronarrazione, se si può dire, insomma. C'è una frase che mi ha molto colpito nel secondo episodio, quando Carlo dice a Nadia: se vuoi ci sarà sempre il buon vecchio Bob a consolarti. Allora volevo domandare proprio a Martina e a Fabrizio se c'è un cantautore, uno scrittore nelle cui parole trovate rifugio quando avete bisogno. Per te qual è?
Anche lo stesso Bob, diciamo che in Italia Fabrizio De André. Completamente d'accordo, l'avrei detto anch'io. Certo, sì. Sul nome di De André, l'unanimità è obbligatoria. Vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo, grazie mille. Grazie, grazie a te. Grazie.